ho avvisato! Fermati! Scendi! Te lo sto chiedendo, non ti prometto niente! Moriremo tutti! Continueremo e moriremo! Ti interessa solo della cosa andata pesata! Lascia entrare gli altri, comincia a fare freddo! Tu avremo che sarà tutto finito, hai capito? Ehi, che c'è che non va? Mi ha portato spazio per tutti, direttore, per tutti! Aprilo! Aprilo, forza!
E gli alberi si incendiarono del fuoco gelido dei lampi. Sembravano vivi, allungavano le loro mani nodose, raggiungevano e stringevano il popolo che cercava di scappare dalla prigione d'oscurità, cercando in tutti i modi di sopravvivere. Era sempre più difficile e la gente sfinita cominciò a perdersi d'animo, ma si vergognava di confessare le proprie debolezze e quindi, con tutta la rabbia e lo sprezzo che aveva in corpo, piombò su Danko, l'uomo che camminava davanti a loro, e cominciò a biasimarlo perché non era in grado di condurre il popolo. Capitano, sto preparando una relazione sulle riparazioni necessarie. Se non sbaglio, ha detto che ci vorrà una settimana per terminarle. Scendi nei compartimenti più bassi e vedrai i particolari con i tuoi occhi. Ti spiegheranno che la tempistica delle riparazioni è direttamente proporzionale alle abilità di chi le esegue. Così come alle abilità del capitano di portare a termine i propri incarichi. Come condurre a destinazione la nave e assicurarsi che altrettanto si possa dire del suo carico e del suo equipaggio. Perché non risolve il problema, signore? Forse perché gli eventi più recenti hanno già fatto in modo che si mettesse in dubbio la sua competenza. Ascoltami bene, ragazzino, e fattene una ragione. Rimarrò al comando di questa nave e questa situazione non cambierà fino a quando io o la nave non smetteremo di esistere. Non è la sua nave, capitano. Lei non è altro che uno dei tanti membri del suo ampio equipaggio. E per quanto riguarda il suo destino, si compirà molto prima di quanto lei possa immaginare. Cosa vuoi dire con questo? Ecco, tanto per iniziare, una direttiva del QG.